era il sostituto di Oliver Kahn molto prima di Manuel Neuer. Era da anni che dimostrava il suo talento. Un fenomeno. È per questo che la sua drammatica decisione ha colto tutti di sorpresa. Robert Henke aveva debuttato nel Carl Zeiss Jena nel 1995. Un anno dopo era passato al Borussia Mönchengladbach. Ha proseguito la sua carriera sportiva nel Benfica, nel Barcellona, nel Tenerife e nel Fenerbahçe, ma non ha mai trovato la stabilità che tanto cercava. Nel 2004 Henke è stato ingaggiato dall'Hannover, dove si è ambientato velocemente nella squadra e subito dopo è stato chiamato a giocare nella nazionale tedesca. Dopo il mondiale del 2006, Robert Henke è diventato il portiere titolare dei tedeschi. Tutto indicava che avrebbe fatto grandi cose, finché tutto è andato in fumo. The city of Hanover is in mourning. On Tuesday night, hundreds of football fans began gathering to remember Hanover 96 goalkeeper Robert Henke, who died that evening. The 32-year-old was hit by a train at a level crossing. Authorities and friends say he took his own life. La depressione è sempre stata un problema nella vita di Robert Henke. La poca sicurezza in se stesso e gli attacchi di panico erano sempre più frequenti. Nonostante la sua carriera stesse andando bene, non è mai riuscito a riprendersi. Quando da un momento all'altro sembrava che stesse migliorando tutto, un orribile scherzo del destino gli ha strappato via la sua piccola Lara. Dopo aver trascorso in ospedale un intero anno per problemi al cuore, sua figlia non ce l'ha fatta. Henke è quindi sprofondato sempre di più nella depressione. Nonostante ciò è successa una cosa inaspettata. Robert si sentiva più sicuro di sé giocando come titolare nella Germania. La stampa tedesca puntava moltissimo su di lui per il mondiale in Sudafrica. Era stato un sollievo, stava sempre meglio, finché la malattia che sembrava averlo lasciato è riapparsa. Quel che è successo il 10 novembre è stato devastante. Tutta la sua città gli ha dato l'ultimo addio. Il suo funerale ha avuto luogo nello stadio dell'Hannover 96, dove sono stati presenti tutti i suoi colleghi, oltre sua moglie, che gli ha dedicato delle parole toccanti. War das schon eine schwere Zeit. Das ist klar, weil ihm auch der Antrieb gefehlt hat und ja, die Hoffnung auf baldige Besserung und weil es natürlich auch die Schwere darin bestand, das Ganze nicht in die Öffentlichkeit hinauszutragen und weil es ein ausdrücklicher Wunsch war, aus Angst seinen Sport, unser Privatleben und alles zu verlieren, was natürlich im Nachhinein Wahnsinn ist, ja, weil kommt jetzt ja auch raus und aber die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden. È così che Teresa ha creato la fondazione Robert Henke, che si dedica alla salute mentale dei giocatori. Existen muchos tipos de depresión o trastornos del ánimo y algunos de ellos se pueden denominar reactivos, que son producto de alguna situación del ciclo vital. Y por lo tanto, independiente de las circunstancias de la persona, hay elementos disposicionales a nivel genético que gatillan una situación de depresión. Un jugador eterno.